Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo con uno svuota, la spesa, Ipercop. Vi faccio vedere il tutto, ho appoggiato la prima borsa. Allora, ho preso i burger, quelli di salmone, che non c'erano i filetti, ma ho preso gli hamburger di salmone, che quelli di carne non li mangio. Poi ho preso fior fior curatello, perché mi sembrava abbastanza magro, l'ho preso. Poi filetto di tonno, che si è anche incidentato nel trasporto, e carpaccio di carne bovina Angus. Poi di queste qui, mozzarella di campana, di bufala campana, ne ho preso una, due, tre di queste, che il fidanzato gli piacciono molto. Poi preso treccina, ne ho preso due treccina di caseificio pugliese fior di latte. L'altra volta gli era piaciuta, allora l'ho presa, non è la solita marca. Poi stavolta ho preso il Kinder Paradiso, per davvero non mi sono fatta fregare stavolta. Poi carta forno, perché i miei, quella che avevo, l'hanno finita e l'ho ripresa, carta forno della Coop. Poi ho preso questo grana padano, quello grattugiato, 2,62 euro, sono 159 grammi. Poi burrata, mia mamma l'ha presa per mio fidanzato, io non l'avevo neanche vista. Stracchino nonno Nanni, molto molto buono. Poi affettati quelli freschi, mortadella e prosciutto di Parma, anche se io ho detto che il prosciutto l'avevo già preso. Poi ho preso questi, che sono di speck, per fare il riso, perché noi di solito usiamo la pancetta, però potremmo usare questi per fare il riso. Poi un'altra burrata, e poi sovraccosce di pollo senza pelle, sono 4, almeno è facilmente porzionabile per il fidanzato. E poi questo, che carino, 30 polaretti, sì, 30 ghiaccioli, e più c'era lui, costava quasi 8 euro comunque. Mia mamma l'ha voluto prendere, c'era polaretti. Ok, prima busta fatta fuori. Seconda busta, ho preso 4 nespole, perché ne abbiamo già altre. Poi fatto scorta di detersivi, perché ne uso. Ho preso della Vert stavolta, l'eco detergente piatti, pompelmo e melograno, formula sgrassante, perché a me è difficilissimo che si sgrassano le padelle, le pentole. Grazie per l'acquisto, che carino, non l'avevo visto. Pompelmo e melograno, per chi come me è allergica al nickel, questi vanno bene, della linea Chantecler Vert, se vi può interessare. Poi, sempre di Vert, ho preso l'eco detergente vetri antigoccia, non l'avevo mai preso e stavo finendo quello da vetri, e qui c'è ipoallergenico e metal tested, quindi non c'è proprio scritto. Poi per la prima volta ho preso pH pura bio, il detersivo per il bagno. Per la prima volta ho preso questo, non lo so, sempre di pH pura, ho preso quello per i panni, niente allergeni, solo pulito,
Complesso Proderma, detergenti attivi vegetali, certificato, biocheck, formazione ipoallergenica, formula ingredienti notate sugli animali. Perfetto. Molto bene. Poi, andiamo avanti. Sempre diverso, ho preso lo sgrassatore universale per tutti i ripieni della cucina e via dicendo. Questo è molto utile. Anche per pulire il davanzale se avete qualche incrostazione. Poi, questo per il WC, Ace WC Gel, che è veramente disincrostante. Poi, e la ripresa, questa è la mia, prima di scoprire che ero allergica, prendevo Naturalisi, non c'era quella con ingredienti naturali, bla bla bla. Prendevo questa, mi trovavo benissimo. Adesso hanno fatto quella un po' più, con il 91% di ingredienti di origine naturale, quindi ve la straconsiglio, questa qui. Poi, sempre detersivi, lavavete concentrato di Chantecler Vert. Poi per me ho preso Head & Shoulders Supreme Protezione Colore. Head & Shoulders mi piace, non mi fa reazione, nessuna reazione brutta, è molto molto delicato. Verifica allora, senza compromessi. Dermatologista testato, flacone detto con il 25% di plastica riciclata. È antiforfora, però questo ha anche la protezione del colore. Questo è shampoo e balsamo. Io utilizzo quello al cocco, mi piace molto. E utilizzavo anche questo, però l'ho preso al fidanzato. Questo qua è il formato praticamente famiglia, se vedete c'è un po' di differenza. Questo è il formato normale, questo è il formato famiglia. Questo è da 600 e questo è da 225, quindi ci sono almeno dello shampoo, c'è più linee, c'è antiprurito, con mentolo, protezione colore, liscia settore, ce ne sono un sacco, però del balsamo non c'è la confezione grande. Io questo l'ho preso per il mio fidanzato, che a lui gli piace solo questo e l'ho preso. Seconda borsa finita, andiamo avanti. Ho preso una cassa d'acqua Martina, andiamo avanti con la terza borsa. Songino nella scatolina da 150 grammi. Poi ho preso le pesche, che al mio fidanzato piacciono molto. Ho preso il melone che gli piace, noi siamo matti per frutta e verdura, molto molto molto. Poi ho preso un altro di pollo, così ha un po' di scorta. Ho preso i piatti di plastica, però quelli che si possono compostare, compostabili nell'organico, così non facciamo altra spazzatura. Compostabile 100% naturale, 15 piatti polpa di cellulosa. Questi sono un po' più pari e questi sono i fondi. Quindi, così l'ho pensato, io volevo prendere quelli da pizza, ma non c'era proprio quelli da pizza, e ho preso anche i bicchieri compostabili. BioTable. Così posso buttare nell'organico, si possono riciclare per evitare di fare altra plastica. Poi banane, abbastanza acerbe perché a me piacciono così. Panna Chef, perché ieri sera mi hanno finito due, l'ho ripresa, la panna più buona del mondo. Ho ritrovato il mio Nescafè dorato, non c'era la versione grossa, però ho preso questa da 100 grammi, Nescafè Classic. Avevo preso quello a cappuccino, ho sbagliato, quello già zuccherato era troppo dolce. Poi ho visto che c'è cappuccino da zuccherare, però ho visto questo e non ho potuto resistere. Poi
Infine ho preso due di scottona. Sì. Scottona bovino adulto, ne ho prese due per il fidanzato. C'era anche il Maxi Burger, ma è praticamente uguale. Ho preso questa, che mi piace un sacco. Che casino. Con questa immane di questo mare di cose da papà, io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto se vi è piaciuto o no. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, che mi fa un sacco piacere. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!